gli stanziamenti del fondo 5 per 1000 che arrivano al centro cardiologico Monzino sono tutti interamente dedicati alla ricerca. Ed in particolare, essendo il nostro un istituto di ricerca e clinica e anche in parte di base, oggi vengono dedicati a quella che si intende per ricerca traslazionale, ovvero sia quella ricerca che va direttamente dal banco del laboratorio al paziente e permette di avere nel tempo più ridotto, nel minor tempo possibile, dei risultati importanti per la cura delle patologie, ovviamente cardiovascolari, visto che il Centro Cardiologico Monzino è un centro monotematico, è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e si occupa solo di cuore e vasi. Dico solo, ma non vuol dire solo, è molto perché la patologia cardiovascolare oggi e ancora oggi nel nostro mondo occidentale la maggior causa di disabilità e di morte del paziente. Questi fondi vengono tutti dedicati a nuovi progetti, progetti altamente innovativi, talvolta pagano una parte del progetto, approfondimenti di questi progetti per cui non c'erano ancora le risorse sufficienti, oppure interamente altri progetti. Garante di come il Centro Cardiologico Monzino e gli altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano questi fondi, è il Ministero della Salute, che non solo è l'erogatore di questi fondi all'ospedale, ma anche garantisce come vengono utilizzati, dando la sua approvazione ai progetti e verificando come tutti i fondi che sono stati distribuiti, in particolare quelli che sono arrivati a noi, siano stati utilizzati per la ricerca, che vuol dire acquistare materiali, pagare stipendi a giovani ricercatori, borse di studio, se possibile favorire anche carriere di tipo didattico che permettano ai giovani di apprendere sia in Italia che all'estero sempre maggiori nozioni per poter fare dei progetti importanti.